Bentornati su My Personal Trainer TV. Oggi trattiamo come argomento i tonici naturali. Un tonico innanzitutto è una sostanza o un preparato per cui contenente più sostanze che aiuta il nostro corpo a rinforzarsi dal punto di vista fisico e psichico, per cui un rigenerante, anche abbastanza generico per quanto riguarda la fitoterapia. Possono essere utilizzati tranquillamente in tutto il periodo dell'anno, perché possono essere utili per esempio ai cambi di stagione, per cui sia in quello primaverile sia in quello autunnale, quando appunto ci sono sbalzi di temperatura, oppure i primi soli per quanto riguarda la primavera o l'umidità per quanto riguarda l'autunno, per cui si ha bisogno di aiutare il nostro organismo. Possono essere utilizzati per chi studia, quindi magari è un po' sotto stress, è stanco, per chi fa sport, dopo magari le patologie, anche le classiche patologie invernali come l'influenza, per cui si è un pochino giù, un pochino debilitati. Ovviamente, come sempre, consiglio di consultare il proprio medico prima dell'utilizzo per vedere se è il caso di utilizzarli in primis e poi magari di abbinarci qualcosa che il medico può sempre consigliare. Il primo tonico che andiamo a vedere è il ginseng, Panax ginseng, famiglia delle aragliacee, parte utilizzata alla radice. È un tonico fisico e psichico, nel senso che va proprio ad aiutare il nostro organismo sia nella stanchezza fisica, muscolare, sia nella stanchezza psichica, quindi mentale. Viene considerato un tonico adattogeno. Una pianta atonica adattogena è una pianta che aiuta il nostro organismo in maniera specifica nelle sue funzioni fisiologiche, e quindi lo rende più forte per quanto riguarda gli stress attorno, gli stress ambientali, e anche in grado di superare meglio sovraccarichi che possono essere di vari tipi, possono essere lo studio, possono essere il lavoro, lo stress quotidiano, quindi è proprio un rigenerante generale. La sua attività è data dai ginsenoidi è da utilizzare principalmente durante la giornata, quindi io lo consiglio al mattino sicuramente appena svegli. Si trova in tantissime tipologie, dalle compresse alle capsule alle gocce. Non è consigliato utilizzarlo la notte, quindi la sera, comunque perché può dare un po' di agitazione, un po' di insonnia, nervosismo, dei tremori. Bisogna stare attenti anche in caso di diabete di tipo 2, perché aumenta la forza, diciamo, dell'insulina, per cui può dare dei picchi di ipoglicemia, e attenzione ad altri farmaci come il Warfarin, per cui è un integratore che comunque va sempre preso con cautela. L'eleuterococco, Eleuterococcus senticosus, famiglia delle aragliacee, si utilizza sempre la radice. È molto simile al ginseng perché è sempre una pianta tonico-adattogena. Viene chiamato infatti ginseng siberiano. Lo si consiglia anche per esempio agli adolescenti, quindi ai ragazzi, in quanto agita un pochino meno rispetto al ginseng, però l'attività è sempre quella appunto di dare tono sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. I suoi principi attivi sono gli eleuterosidi, che vengono indicati dalla lettera A alla lettera M. Anche l'eleuterococco ovviamente non deve essere preso nelle ore serali, sempre per via del nervosismo, tremori o comunque insonnia anche leggera che potrebbe dare. Il fenogreco, Trigonella fenum grecum, fa parte della famiglia delle fabacee e si utilizzano i semi. Viene utilizzato proprio nei casi di magrezza, anche eccessiva, astenia o post malattia, proprio perché è molto ricco di vitamine, sali minerali, lipidi, per cui è un ottimo ricostituente da quel punto di vista. La spirulina. La spirulina è un'alga unicellulare, un'alga azzurra, che vive nelle acque stagnanti a pH neutro alcalino, acque dolci, delle zone tropicali e subtropicali. Questa alga è ricchissima di lipidi, vitamine, sali minerali e altre sostanze molto nutrienti e utili al nostro organismo, e soprattutto non ha iodio, per cui può essere utilizzata tranquillamente anche per esempio da chi soffre di problemi tiroidei.
quei dei. Anche questa, come il fieno greco, può essere utilizzata, anzi deve essere utilizzata in caso di debilitazione fisica principalmente, per cui post influenza o post comunque malattie, in caso di magrezza eccessiva, per cui risulta un tonico da questo punto di vista. La pappa reale è molto utilizzata anche per i bambini ed è una sostanza che viene prodotta dalle api nutrici e viene utilizzata per le larve nei primi giorni e per tutta la vita dell'ape regina. Infatti l'ape regina si sa che è l'ape che comunque ha una vita maggiore e probabilmente è dettata proprio dal fatto del suo nutrimento principale. È un'emulsione semifluida che ha un gusto asprignolo, acidulo, però è ricchissima di innanzitutto acqua per un 66%, poi a scalare zuccheri, lipidi, vitamine, sali minerali, enzimi, sostanze anche immunostimolanti, per cui oltre a essere utilizzata come tonico per tirarsi su dopo magari patologie più o meno impegnative o magari per eccessiva magrezza nei periodi di stress, può essere data, come dicevo, tranquillamente anche ai bambini, anche magari quando sono un po' inappetenti. Bisogna stare molto attenti comunque a come la si mantiene, poiché a livello ambientale si degrada molto facilmente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.